Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo nel secondo episodio delle migliori palestre del mondo e oggi siamo qui a Sharjah, negli Emirati Arabi, a 40 minuti di auto da Dubai, nella Olympian Gym. Quindi oggi mi aspetta un super allenamento, sono qui in mezzo alla strada fuori dalla porta, andiamo ad allenarci. Sono appena entrato, la palestra si presenta benissimo. In più vi lascio scritto qua sopra tutti i prezzi, sia per il giornaliero che per il settimanale, il mensile, eccetera. Se capitate in zona e volete allenarvi qui, sapete i prezzi. L'ambiente, ragazzi, sono appena entrato, è veramente molto molto bello, accogliente. C'è questo clima proprio da palestra di bodybuilding americana, con dei macchinari super e con queste grafiche, con tutti i culturisti del Mister Olympia qua nei muri, veramente molto molto figa. Adesso andiamo dentro, che ho visto nella sala qui accanto, proprio in mezzo alla sala pesi, c'è uno shop dove vendono delle t-shirt e magari ne compro una. Prima di iniziare con l'allenamento vi faccio fare un piccolo tour della palestra. Appena entrati abbiamo la sala con tutti i movimenti di press, quindi abbiamo tutti i macchinari per andare ad allenare il petto e le spalle. A mano che andiamo avanti abbiamo tutta la rastrelliera con i manubri, che sono veramente tanti, non avevo mai visto così tanti manubri tutti insieme. Andando ancora avanti abbiamo tutta la zona per i dorsali, è quella dove io mi fermerò perché oggi andrò ad allenare i dorsali. Andando avanti si entra nella sala delle gambe. La sala delle gambe è veramente molto grande, ci sono tantissime leg curl, tantissime leg extension e in fondo c'è tutta una zona con delle presse. Nel reparto quello sopra, perché c'è anche un piano superiore, ho trovato degli attrezzi stranissimi della Panatta che non avevo mai visto in vita mia, e attrezzi per allenare i muscoli per i bambini. In particolar modo quella che mi ha colpito più di tutti è la chest press per i bambini. Abbiamo anche la sala per chi vuole fare pugilato, con un bel tatami enorme che viene sfruttato da tutti coloro che fanno l'addome. In più abbiamo una sala cardio molto molto grande con tantissimi attrezzi. Si affaccia direttamente sull'entrata con una sorta di ristorante dove offrono cibo pesato e grammato e anche le bevande. Si parte con l'allenamento di dorso. Oggi è il mio secondo allenamento di dorsali della settimana, quindi il primo allenamento della settimana vado a svolgere poche ripetizioni e carichi più alti con poche tecniche speciali. In questo, che è il secondo allenamento della settimana, qui vado a svolgere sia il dorso che i bicipiti. Oggi andrò a lavorare con delle tecniche di intensità più voluminose, quindi si parte subito con una bella super serie con lat machine e vado ad utilizzare questa presa qua a martello, che mi piace molto, in super serie con il pulley con la fune. 12 ripetizioni più 12 ripetizioni per 4 serie. I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive. Quando andate a svolgere delle super serie, il consiglio che vi do è: nel primo esercizio andate a cedimento, poi passate al secondo esercizio e andate a cedimento di nuovo. Perché spesso molti ragazzi, dato che devono fare due esercizi uno dietro l'altro, mettono maggiore intensità solo nell'ultimo esercizio. Invece è corretto dare il 100% sia nel primo, sfinirsi, e poi dopo passare al secondo, recuperando il meno possibile il tempo di cambiare da un attrezzo all'altro, e sfinirsi nuovamente. Like a Persian, we been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, they want me to.
Adesso come secondo esercizio andiamo a fare un low row, anche qui con una tecnica speciale ad alta intensità, stando a ripetizioni alte. Andiamo a fare 4 serie da 15 ripetizioni, in cui ogni 5 ripetizioni facciamo una pausa di 3-4 secondi nel punto di massima contrazione, ogni 5 ripetizioni. Quindi facciamo 5 ripetizioni e pausa in contrazione, 5 ripetizioni, pausa in contrazione, 5 ripetizioni e pausa in contrazione, per un totale di 15 ripetizioni per 4 serie. One wrong move, that's your ass. Do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lag, we don't slack. Tell her I was running back. I don't brag, I'm relaxed. I'm not in all of that, yeah. It's really just a fan. Ragazzi, sono morto. Mi sa che devo diminuire il carico. Alla prima serie gli ho dato, ma alla seconda, invece di fare 15 ripetizioni, ne ho fatte 11. Quindi adesso abbasso il peso. Comunque, come penso si sente dall'audio, partita la preghiera in tutta la palestra. Dovete sapere che in tutti i paesi degli Emirati Arabi c'è l'orario della preghiera. Quando scatta l'orario della preghiera, che sia centro commerciale, che siano uffici, che sia palestra, si sente la preghiera ovunque. Mi raccomando, ragazzi, quando fate i dorsali dovete sempre ricercare il massimo allungamento del muscolo. Quindi ad ogni ripetizione, quando accompagnate il carico, accompagnatelo cercando di sentire il massimo stretching nel vostro dorsale. Una volta che avete portato il vostro dorso al massimo allungamento, potete ripartire per andare in contrazione. Questo è fondamentale per avere un maggiore reclutamento di tutte le fibre del vostro dorso. Terzo esercizio per i dorsali, va avanti con questa sorta di lat machine che adesso vi mostro. Mi piace particolarmente perché non ha un movimento lineare, ma c'è un movimento tipo pendolo, dove aumenta l'intensità del carico quando siamo in chiusura. Qui vado a svolgere 3 serie per 12-15 ripetizioni. I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like Irving. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. Sembrava facile questo esercizio, ma l'intensità è alta perché comunque il range di movimento è molto molto ampio. Bell'attrezzo, mi piace. L'allenamento di dorso va avanti, adesso vado a svolgere un giant set, oppure un triset, decidete voi come chiamarlo. Vale a dire 3 esercizi fatti in maniera consecutiva, quindi non è una super set dove ci sono 2 esercizi fatti in maniera consecutiva, ma sono ben 3. E devo andare a svolgere 12 ripetizioni, 12 ripetizioni, 12 ripetizioni, tutto in modo consecutivo, e poi recupero. Tutto questo per 3 serie totali. And again we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree, I got the strength. Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I'm in flex mode with the best though, though, though. That's a major key, that's a chess move, move, move. I'm your favorite G, I think it's best, yo, yo, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they cannot clip my wings. Yeah, they soft, they ain't homie, they ain't even on the scene. Play it smart, they don't know me, they just know what they see. What it cost to get flea, but this style ain't free. This that swag, this that
that splash. One wrong move, that's your ass. Do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lie, we don't slack, tell her eyes running back. I don't brag, I'm relaxed, I'm not into all of that, yeah. It's really just the fam and my dogs. I just gotta make a call. I ain't in all that chatting, not at all, not at all. Yeah, I put that on the squad. We been out here going hard. We on deck, please don't make them. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Ragazzi, è massacrante, ma allo stesso tempo si sente un pump esagerato. E vi dico, questa tipologia di attrezzo qua, l'ultimo che avete visto, quello con i cavi, non l'avevo fatto mai in vita mia. E vi dico che l'impugnatura, quella larga, dà un'attivazione dorsale fantastica. Quella stretta ricorda un po' un pulley, però con l'angolazione del cavo che parte dall'alto si va a lavorare il dorso da un'angolazione diversa, che comunque è uno stimolo buono, uno stimolo che in questo allenamento oggi non avevo ancora fatto. Così ho lavorato il muscolo da un'angolazione ancora diversa. That's a magic key, that's a chess, mo, mo, mo. I'm your favorite G, I think it's best, yo, yo, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they cannot clip my wings. Yeah, they soft, they ain't homie, they ain't even on the scene. Play it smart, they don't know me, they just know what they see. What it cost to get flea, but this style ain't free. This that swag, this that splash, one wrong move, that's your ass. Do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lie, we don't slack, tell her eyes running back. I don't brag, I'm relaxed, I'm not into all of that, yeah. A chiudere i nostri dorsali vado a svolgere due serie ad alte ripetizioni, 20 ripetizioni, per dare un po' di pompaggio in chiusura del dorso e dopo poi si passa ai bicipiti. L'esercizio in questione è il pullover che vado a svolgere al cavo con la fune, due serie da 20 ripetizioni. Questo esercizio è ottimo per andare ad allungare il più possibile il dorsale. Un consiglio che vi do è quello di sentire il lavoro partire dal gomito. Quindi quando voi scendete giù dovete pensare di tirare il cavo, di mettere forza sul gomito. È il gomito che spinge indietro, non è la vostra mano. Questo esercizio, ragazzi, è fondamentale quando andate giù, allungare al massimo. Questo è importantissimo. Se non lo fate è perché magari state caricando troppo. Quindi questo è un esercizio dove vi consiglio di non esagerare con i carichi e di fare il movimento lento, controllato. Mi raccomando, sempre in questo esercizio. Primo esercizio di bicipiti, andiamo a fare i bicipiti, i curl bicipiti al cavo basso con la fune. Qui andiamo a svolgere 4 serie, sempre per 15 ripetizioni, perché oggi è la giornata a ripetizioni alte, però ogni 5 ripetizioni facciamo la pausa in isometria nel momento di picco della contrazione muscolare per 5 secondi ogni 5 ripetizioni. Try your luck, test me in again, we let it rain, please don't start us up. That black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up, like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up, this the wrong tree, I got the strength. Yeah, I'm charging up, they can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. Provo questo macchinario che a mio parere è bello, adesso vi darò un feedback appena l'ho finito. 4 serie per 15, 12, 15 ripetizioni, vediamo quante ne esce fuori. Secondo me il bicipite lavora da una buona angolazione. Bello, bello, perché si lavora con il gomito alto e quindi è buono perché si va ad isolare il bicipite e mi piace. Quindi ottimo attrezzo. Ultimo esercizio per i bicipiti, sono già morto, ragazzi. Ho le braccia distrutte da tutti gli esercizi di dorso che ho fatto e dagli esercizi di prima. Adesso andiamo a dare la ciliegina sulla torta, vado a fare una super serie, anzi sono 3 super serie da 12 ripetizioni più 12 ripetizioni. Vado a provare questi due macchinari che non ho mai provato prima d'ora e secondo me daranno un bel transfert sui bicipiti. Proviamo. Yeah, they want me to shift, but as long as I'm alive, we gon' keep on making hits while they steady shoot.
Due esercizi completamente diversi, però entrambi vanno ad isolare tantissimo i bicipiti. E in più la cosa bella che hanno tutti questi macchinari è che si va a lavorare il muscolo in tensione continua. Non è come i manubri, che qui non senti il carico e a mano che sali lo senti più alto. Stessa cosa con il bilanciere. Qui senti il carico, in questo caso si sente i muscoli in tensione già dal punto basso fino al punto di chiusura. Per tutto il movimento abbiamo tensione. E a me mi piace molto allenare le braccia con i macchinari, proprio per questo motivo. Quindi, se ho la possibilità, a seconda della palestra dove mi trovo, di allenarmi con i macchinari il giorno delle braccia, preferisco utilizzare macchinari e cavi. Magari proprio nella giornata in cui vado a fare le basse ripetizioni, che non è quella di oggi, allora lì magari vado ad utilizzare il bilanciere e i manubri per lavorare maggiormente sul carico. Ma nella giornata ad alte ripetizioni mi piace isolare il più possibile le braccia. Ragazzi, vi faccio un giro di pose, anche se sono in massa e sono appannato come la merda. Ve le faccio perché sono in pump e ve le faccio perché me lo chiedete sempre nelle storie su Instagram. In più sono anche bello peloso, comunque lo faccio perché me lo chiedete sempre. I'm your favorite G, I think it's best, yo, yo, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they cannot clip my wings. Yeah, they soft, they ain't homie, they ain't even on the scene. Play it smart, they don't know me, they just know what they see. What it cost to get flea, but this style ain't free. This that swag, this that splash, one wrong move, that's your ass. Do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lag, we don't slack, tell her eyes running back. I don't brag, I'm relaxed, I'm not into all of that, yeah. It's really just the fam and my dogs. I just gotta make a call. I ain't in all that chatting, not at all, not at all. Yeah, I put that on the squad. We been out here going hard. We on deck, please don't make 'em. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Faccio un regalino ad Irene, che oggi non è potuta venire a fare questo video, quindi gli faccio una sorpresa, prendo una magliettina anche per lei. Ragazzi, il mio allenamento è finito, spero che vi sia piaciuto il tour all'Olympia Gym, il mio allenamento. Vi ricordo che questa è una serie di video che farò in più palestre, quindi se non avete visto gli episodi precedenti andateli a vedere. Nei prossimi episodi ci saranno delle sorprese per voi, quindi non perdeteveli. Vi ricordo di lasciare sempre un like ad ogni video per supportare il nostro canale. Se volete lasciate un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo video.